Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Oltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia, telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E buongiorno, buongiorno e bentornati in trasmissione qui con Gianluigi, Ragazze la Radio, e oggi ancora parliamo di turismo, ma subito i numeri per entrare in contatto con noi, che sono lo 06 410 1680 oppure 320 46 87 503 per mandare i vostri WhatsApp e SMS, così chiacchieriamo, facciamo due conversazioni amichevoli qui in via Bartolo Longo 1, oppure volete venirci a trovare per passare una trasmissione insieme a noi un po' di tempo per parlare ancora di turismo. Infatti oggi qui con me è venuta a trovarmi una mia amica, un'ascoltatrice della radio, che ha espresso la curiosità. Buongiorno carissima, ben trovata. Buongiorno. Poi dai anche tu il buongiorno, ecco. Che buongiorno a tutti. Allora, anche un nome, non vi pensiamo, ecco. No, Loredana è appassionata di turismo e soprattutto appunto abbiamo molto in comune, allora è venuta a conoscerci qui direttamente in radio e noi siamo ben felici. Allora aspettiamo anche chi vuole, siamo qui in via Bartolo Longo 1 per condurre insieme una trasmissione come farà oggi con me Loredana, ed è una chiacchierata perché abbiamo molto da dire, soprattutto abbiamo un nuovo amico della radio, un nuovo tour operator, un professionista del turismo. Credo che sia erroneamente poco conosciuto nella parte qui più a nord, però devo dirvi che io, che in tanti anni che faccio turismo, come sapete appunto Vacanza alla Radio è una radio di turismo e il programma è condotto da un agente di viaggi, dunque perlomeno ci facciamo due chiacchiere con consapevolezza. Allora, Goforsea, ed è un tour operator che si tratta secondo me molto bene sia la Grecia, in particolare l'isola di Corfù, sia il Montenegro, sia l'Albania e anche la Croazia ovviamente, e devo dirvi che l'ho scoperto con piacere. Sapevo io dell'esistenza perché ovviamente facciamo sempre un viaggio a 360 gradi nel turismo ogni volta che viene fuori qualche comunicazione, e grazie appunto al mio amico Marco, del rappresentante del gruppo UET, mi ha detto: guarda, ci sarebbe questo, è entrato a far parte con noi questo tour operator, e sono andato a scoprirlo ancora più a fondo. Devo dire che come sempre un buon consiglio va preso alla lettera, e così abbiamo fatto. Intanto colgo ancora l'occasione per ringraziare l'agenzia Viaggio e Vedo che ci ospita qui nel suo ufficio in via Bartolo Longo 1, e oggi ci sono anche una carissima cliente che con lei ha un amico a quattro zampe, perché terminata la trasmissione dovrò trovargli un agriturismo. Dunque se sentite parlare, telefonare, squillare, è bello perché questo è la diretta. Allora prego la regia di chiamare Alessandro, il nostro amico di Goforsea, proviamo a fargli una telefonata, vediamo che cosa ci racconta, così con lui arriveremo a farci una conoscenza più approfondita del tuo problema. Ecco, sento il telefono che squilla, anche Loredana mi fa, dice sì squilla, lo sento anch'io, e diciamo che con lui. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Alessandro, come stai? Buongiorno Calimera, molto bene. Calimera, dove sei? In Grecia? Vabbè, ti vogliamo bene lo stesso.
Allora, hai visto che sorpresa che ti abbiamo fatto, eh? Ti ho portato anche una giovanissima Loredana che è appassionata di turismo e sta studiando questo, dice, è venuta a trovarmi, ha detto no, voglio partecipare anch'io a questa diretta, ecco, meglio così di far conoscere come lavora dietro le quinte un tour operator importante come siete voi, ma soprattutto trasparente, ecco, questo è l'aggettivo che io ho trovato guardando sia il sito che la pagina Facebook. Allora Alessandro, si comincia a farci conoscere, che dici? Sì, certo, io sono Alessandro Santelia, sono l'amministratore di Gofsi, dai Balcani dal 96 con la mia prima volta in Albania. Da allora è stato amore a prima vista, abbiamo continuato con questo progetto fino ad arrivare a Gofsi. Gofsi, diciamo, abbraccia un po' tutti i Balcani con la mission di presentare i Balcani in un modo un po' diverso, più diretto, più vero e soprattutto con la nostra assistenza su ogni destinazione, ecco, che trattiamo. Grande, ecco, ricordiamo agli amici all'ascolto, in particolare ai colleghi agenti di viaggio, che questa è una cosa importante, ma anche chi ci ascolta, cosa vuol dire avere comunque dall'altra parte una persona che in qualsiasi momento, magari se hai bisogno veramente, è presente. Questo è determinante, secondo me, a volte anche il successo della vacanza. Assolutamente sì, noi in ogni destinazione abbiamo un'organizzazione che accoglie e assiste i nostri clienti e i clienti chiaramente delle agenzie. Certo. Per esempio su Corfu io sono presente 6 mesi all'anno e quindi mi sacrifico per il bene del lavoro e quindi assisto e accolgo i nostri clienti insieme ad uno staff organizzato. Significa permettere ai nostri clienti già dal primo giorno di essere a conoscenza perfettamente di tutte le spiagge, di tutti i ristoranti e così via, tutti nel particolare, e quindi vivere una vacanza completa, diretta e indimenticabile. Intanto c'è, ti dico, è rientrata la padrona del cagnolino che l'aspettava, c'è un abbraccio totale, tu dovresti vedere, perché noi abbiamo anche noi la passione, no, per gli amici a quattro zampe, abbiamo dell'agriturismo in Toscana, allora spesso ci vengono a trovare e vengono sempre con i loro amici a quattro zampe, e tu dovevi vedere questo abbraccio tra il canuccio che aspettava la padrona che rientrava, era una cosa incredibile. Bene, anche questo, anche perché anche da voi si possono, no, eventualmente trasportare in nave agli animali, qualche... Assolutamente sì, ecco. Abbiamo delle strutture dedicate proprio all'accoglienza anche degli animali, e il nostro booking è sempre molto pronto a, diciamo, ad indicare quali sono le strutture migliori a secondo dell'esigenza. Certo. Con le navi ci sono la possibilità di avere o delle cabine pesi o altrimenti ci sono degli spazi adibiti a riservati. È importante. Abbiamo toccato, non volendo, abbiamo toccato un argomento buono, via, ecco, tutto sommato arrivare. Sì, è un'esigenza importante. Eh sì, perché poi tutti ne parlano, poi in realtà quando vai a toccare, no? Ecco, sì, sono tutti un po' via, no, scappano un po' tutti. Vabbè, noi diciamo di no, noi a questa cosa se possiamo dare una mano la diamo. Allora, sì, assolutamente. Esatto, allora noi intanto abbiamo appunto, ecco, vogliamo fare un saluto al tuo staff, perché io stamattina ho parlato con Teresa e Sabrina. Ciao ragazzi, ciao Tommy. Ecco, qui ci sono. Soprattutto al booking, sono bravi. Devo dirci che io ci ho parlato, anche invito i miei colleghi a parlare con loro per avere una destinazione in testa, è importante anche come facciamo noi quando ci chiedono qualcosa qui su Roma, no? Come tu sai, io facciamo anche ricettivo come Radio Appartamenti Radio Vacanze, abbiamo appunto la possibilità di parlare di ciò che sappiamo, perché questa nostra intervista è una chiacchierata come se fossimo al bar, per mettere insieme una relazione con chi ci ascolta, perché sicuramente quando ho fatto l'esame del speaker radiofonico mi dissero: tu ricordati che sei il maggiordomo di chi ascolta l'intervista, perciò impara a dire sì, ti possa aiutare, e questo fu un po' il mio passaporto. Allora, dopo queste piccole chiacchierate abbiamo rotto le scatole per qualche minuto, io prego il nostro Alessandro di stare qui in diretta con noi e io intanto mando una bellissima canzone di Simone Macchiarati, che fa parte dello staff nostro di Radio Vacanze, C'è chi merita un sorriso. Stai con noi Alessandro, che rientriamo tra poco. C'è chi merita un sorriso qui a Radio Vacanze. A dopo. Mi faccio
sogno di vivere una vita dove ridere è davvero così facile e reale. Tra campane che le domeniche in aria suona l'allegria. Qui su questo mondo troppa gente sta soffrendo, merita un sorriso perché ormai l'ha perso. Mi improvviserò, un mago io sarò, farò ridere come Totò. Il sorriso ti darò, io lo inventerò, come un gran con la mia faccia regala sorrisi. C'è chi merita un sorriso a questa vita, perché sta soffrendo, per chi solo è, per chi nel mare del mondo sta negando. E c'è chi merita un sorriso a questa vita, perché Dio lo ha perso, per chi solo è, per chi nel mare del mondo sta negando. Ridi e porta su quelli che la vita ha buttato giù, sono in cima alla lista, fai sorridere, falli credere che son capaci tutti. Merita il sorriso senza avere il paradiso, se c'è una cosa che non sanno fare in molti, tu la sai qual è, far crescere un sorriso sopra questi volti. C'è chi merita un sorriso a questa vita, perché sta soffrendo, per chi solo è, per chi non ha paura e sta lottando. C'è chi sta pregando a un santo che gli accanto, per chi sta soffrendo e merita un sorriso, per chi si sente solo e merita un sorriso. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. E bentornati in trasmissione con me, con Alessandro e con Loredana, per parlare ancora di turismo. E dopo appunto lo spot che parlava di tante mete mare, continuiamo a farlo noi con Alessandro di Go4Sea, un tour operator appunto della provincia di Bari, ma con veramente con le mani un po' ovunque, soprattutto con la testa veramente nelle destinazioni. Abbiamo appena accennato, Alessandro, che sei ancora con noi, me lo confermi? Sì, sei ancora qui? Sì,
Ci sono. Ci sei, mi fa piacere. Non ci ha abbandonato come sempre, mi diceva io non abbandono mai i clienti, figurati se abbandoni i colleghi. Dico grazie, mi fa veramente piacere. Allora, parliamo ancora un po' di Corfù, perché veramente è un'isola ionica che è eccezionale, che adesso poi con i voli si raggiunge anche bene, però è un'isola che si può sfruttare appieno da maggio fino a ottobre, che io mi ricordo perché sono venuto anche in nave io. Sì, assolutamente, anzi io mi spingo un attimo e direi anche da aprile, consideriamo che già da adesso la temperatura è ottimale, c'è già turismo sulle isole ioniche, certo. Quindi fino alla metà di ottobre sicuramente possiamo usufruire, anzi io dico sempre che sono anche i mesi più belli, no? Ma sì, sicuramente meno caos, i ristoranti comunque sono aperti, esatto. Le temperature sono calde, ma bene, la città vecchia poi offre veramente tanto, oltre io ho delle bellissime foto fatte al Corfù nel castello, e ovviamente quando tu arrivi in alta stagione veramente è difficile, perché il minimo che consigliamo noi è quando si prendersi anche una vettura a girare l'isola. Certo, più si va incontro all'alta stagione, più ovviamente poi diventa un problema anche parcheggiare, perché si congestiona in fondo, la superficie è quella, non è che puoi fare altro, insomma. Senti, ti dicevo una cosa. Comunque, soprattutto visto che hai parlato del centro storico, mi permetto di fare anche un passaggio, perché il centro storico di Corfù ricorda molto anche un'altra delle nostre destinazioni, che è quella di Budva. Bella. Hanno delle costruzioni molto simili, vicoli molto simili. Sì, ma guarda, me lo riservo per dopo, perché dopo parleremo appunto della Riviera di Budva, della Città Vecchia, dello Scoglio di San Nicolò, della Jazz Beach, insomma, come vedi anch'io conosco un pochettino, insomma. Bene, sono contento. Faccio questo per mestiere, insomma, non faccio il pane, diceva quello. Anzi, lo mangio, però questo devo dirti di sì, che poi ecco, bisogna anche dire, io lo dico sempre agli amici all'ascolto e anche ai miei clienti quando si siedono qui davanti alla mia scrivania, dico: guardate, andare in una destinazione dove ti sento benissimo, io ti dicevo, andare in questi posti dove gli italiani sono accettati è importante, no? Tu sai meglio di me che qui, eccomi qua, mi senti adesso? Prova a fare. Dobbiamo provare a richiamarti. Proviamo a richiamarti, ti faccio richiamare dalla regia. Intanto noi ci facciamo ancora due chiacchiere sull'isola e prego la regia di richiamare Alessandro immediatamente. Allora, ovviamente, parlando appunto, come dicevo prima, tanto che la regia fa il suo lavoro con i mezzi e la tecnologia del momento. E dicevo, io appunto parlare di Corfù, io ho avuto la possibilità di visitarla spesso, ci sono che ho stato tre volte e ho visitato diverse spiagge, tra cui appunto ho preso la macchina e sono andato in giro anche a scoprirla, ed è quello che consiglio di fare un po' a tutti, di andare. Eccoci qua, va molto meglio. Ma lo sai, qui ci sono, come mi pensa che mi diceva un mio carissimo amico che fa l'analisi sui siti web, che siamo un po' invidiati. Quando abbiamo superato gli 80.000 ascoltatori ci hanno un po'. Io invece mi devo chiedere, io con tutta umiltà ho sempre detto che qualsiasi collega vuole intervenire e raccontare, la radio non ha pregiudizi, noi vogliamo soprattutto impostare una bellissima relazione con chi ci ascolta, con i clienti, con i colleghi, perché le persone quando vengono qua hanno delle aspirazioni e secondo me vanno assecondate in base alle loro possibilità, in base con a quello che desiderano, e raccontando appunto le cose come stanno, come stavamo facendo prima, no? Perché raccontare che Corfù ha tutte le spiagge come la Sardegna, la costa, non è così, cioè, ha delle spiagge, ha delle coste un po' frastagliate, ed è bello anche quello, di mare, e soprattutto ci si deve un po' perdere, se vogliamo, no? Per queste interne anche dell'isola ne vale comunque la pena. Con la nave, quando sono sceso, ho preso la macchina, mi sono fatto un bellissimo giro e poi prima che partisse la sera sono salito su al castello a guardarmi il tramonto, insomma è stata una bella esperienza, ecco, con un piccolo qualche, va detta anche questa, ecco, via. Se posso, vorrei precisare che le destinazioni su Corfù sono tantissime, non solo le solite baie, le solite spiagge che si conoscono, ma ci sono tante riserve naturali. Per assurdo, c'è il Pantocrator, è un monte di oltre 900 metri, certo. Come ci sono le cascate a Corfù, e come no?
o ci sono dei luoghi perfetti per esempio nel nord-ovest per vedere il tramonto, certo, come c'è il lago Salato, come c'è la migrazione degli uccelli, ci sono tante cose che vanno che, un po' fuori dai circuiti. Bravo, ecco, che vanno comunque raccontate. Ecco, io mi sono messo, come quando parlavamo prima, parlavamo di servizio, parlavamo di questo. Intanto ti ricordo, così lo sai, dopo di te interverrà il più grande, il più rompiscatole dei blogger, Lorenzo, scusa, Leonardo, di Due Valigie e Mezza, che saluto, mi ha detto guarda che sono in ascolto, se sbagliate qualcosa poi no vabbè, Leonardo è un carissimo amico, abbiamo questo format dove lui mi interroga, io devo rispondere, allora wow. Però quando esce fuori poi se le cose le sai o non le sai. Senti, a proposito di Due Valigie e Mezza, lui si occupa delle famiglie, vacanze con famiglia. Corfù ovviamente si presta a vacanze con famiglia. Assolutamente, addirittura noi proprio per facilitare il compito alle agenzie abbiamo delle offerte dove c'è già l'offerta per il costo completo per famiglia con le varie combinazioni di famiglie. Dunque è facile proporla, insomma, ecco, via. Sì, benissimo, questa è una delle tante opportunità che è facile appunto prendere. Allora guarda, facciamo così, ti mando un altro brano musicale e te lo dedico veramente a te e al tuo staff, perché anzi in particolar modo a Teresa e a Sabrina glielo dedichiamo, e così perlomeno non possono dire che non l'abbiamo pensato, e poi rientreremo e parleremo del Montenegro. Allora ti lascio con Tra Rose e Cielo e poi ti faccio richiamare la regia. Allora, Tra Rose e Cielo dei Jalis, dedicata al booking di Go For Sias. A tra poco, state qui con noi con Gianluigi Alessandro su Radio Vacanze, per Vacanza alla Radio parleremo di Montenegro. A tra poco, ciao. Ascolto la voce del mare nell'infinito che c'è, lascio il mio canto volare dentro il mio sogno, io sento la gioia che mi fai provare, è come se un raggio di luce sfiorasse la pelle fino a scaldarmi il cuore. Magico amore, ritorna qui da me. Tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei. Tra rose e cielo, tra stelle e sole, tra le onde una voce, passione che mi sta chiamando, mi avvolge il profumo di te, cristalli nel cielo, il tuo sorriso illumina, unico amore ritorna qui da me. Ospiti cieli su montagne che qualcuno ha bruciato, ho fatto corse per ridare il tempo a un cuore fermato, ho dato da chi all'aiuto aveva rinunciato, ho visto nascere, ho visto andarsene, è nel linguaggio universale che vive il nostro calore, lo impari a scuola, in famiglia, per strada e nel dolore, resta nell'anima una rosa donata, rimane impressa nel cielo come una scritta stellata. Tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei. Tra rose e cielo, tra stelle e sole ti cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei.
tra rose e cielo, tra stelle e sole ti amo. Tra rose e cielo, tra terra e mare sei tu, nel mio silenzio sei. Tra notte e luce, tra fuoco e amore ti amo. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it. Il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Porte aperte tutto l'anno a Roma con Viaggio e Vedo e Casetta di Roma. Soggiorni a partire da 25 euro per persona a notte. Chiama lo 06 410 36 36 a nome di Radio Vacanze. Riceverai la guida di 32 tour su Roma da fare in libertà. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. La vacanza in vetrina. Le offerte al top della settimana. Ed eccoci, eccoci, questa sigletta, questo stacco, questo liners, come si dice in gergo, prelude il fatto che cominciano ad arrivare le bombe, no, le bombe, no, no, le bombe come offerta, e parliamo appunto, richiamiamo la regia, rifacciamo richiamare Alessandro del Go For Sea, un tour operator, carissimo amico, amico della radio, e con lui parleremo. Eccolo qua, mi hai sentito che ho lanciato la vacanza in vetrina, le offerte al top della settimana, eh? Non sembra, eh? Allora Alessandro, parliamo appunto di, prima di tornare sul Montenegro, volevo farti parlare delle offerte che hai preparato su Corfù e sui ponti. Sì, allora partiamo già dai ponti con delle offerte a partire da 150 euro. Ci tengo a precisare che le nostre offerte sono sempre comprensive già dell'assicurazione, delle tasse in imbarco, della quota di iscrizione, quindi è importante che le nostre agenzie sappiano che non c'è mai da aggiungere nulla. Sì, le offerte sono sia da Bari con nave, ma soprattutto abbiamo offerte con volo da Roma, con possibilità di soggiorno per esempio a Budva. Certo. Quindi le offerte si possono incrociare. Da Roma abbiamo l'aereo, come durante l'estate abbiamo l'aereo anche da Napoli e da Bari, quindi certo. Diciamo che per varie destinazioni da Go For Sea. Certo. Ma io ho visto molto legato al discorso voli, certo. Vabbè, chi prima arriva meglio è. Io leggo un prezzo finito per tre persone, partenza il 28 di luglio, il 25 agosto, il 1 settembre, sono 590 euro se sono tre amici che vanno in vacanza, a volo soggiorno in solo pernottamento, però c'è anche incluso le tasse aeroportuali, i trasferimenti e l'assicurazione. Comunque 590 euro per andare in vacanza a Corfù a luglio, volo incluso il 25 agosto, è comunque un'offerta sicuramente non da gettar via, come diciamo. E poi c'è, mi piace questa Grecia che hai fatto da Bari, che dicevamo prima che era quello con famiglia. Dunque il prezzo che tu dai, io vedo qui, è calendarizzato secondo le partenze, con due adulti e un bambino, due adulti e due bambini, tre adulti e due, cioè veramente c'è di tutto, ed è molto facile anche proporre, ma soprattutto è facile anche da parte delle persone comprenderle, capito? Ecco perché, perciò io proporrei per oggi la vacanza in vetrina è volo due notti, tre giorni, ponte del primo 3 giugno, l'hotel Fineso 3 stelle, trattamento di mezza pensione a 390 euro con volo da Roma. Così entriamo nel Montenegro, vedi, ho lanciato l'offerta del Montenegro, esatto, per parlare proprio del Montenegro. Io ci sono stato con la
MSC Crociere in partenza da Venezia, sono passato, ho visto un fiordo di quelle super mega galattico che non, se uno non te lo diceva che stavi in Montenegro, nessuno lo sapeva, in poche parole, se gli potevo dire che stavo in qualsiasi parte del mondo, in poche parole, era eccezionale. Un po' tu del Montenegro. Sì, il Montenegro è una destinazione spettacolare, lo so. Sinceramente sono rientrato da pochissimo. È una destinazione che offre tutto, offre la storia, offre la natura con laghi, è la nazione con un numero maggiore di parchi. Sì, non sembra, perché la gente non lo sa, ma è vero, Montenegro è una nazione verde per eccellenza. Sì, Montenegro è molto verde, ha delle spiagge bellissime, centri storici come quello di Budva, di Kotor, che sarebbe in italiano Cattaro, no? Sì. Con un fiordo meraviglioso, la città di Kotor, anch'essa come Budva, come Corfù, sempre in questo centro storico, con le viuzze, molto pulito, molto sì, attraente, e quindi abbiamo la storia, abbiamo la cultura, abbiamo la religione, abbiamo la natura, abbiamo poi queste spiagge bellissime, fino ad arrivare il sud del Montenegro ha una litoranea con fino a 16 km di spiaggia bianca bellissima, come ha tante canette, certo. Budva ha degli scorci bellissimi con degli isolotti nella zona di Arzegnovi, addirittura al centro delle bocche di Castro c'è Madonna dello Spalpeto, certo, molto bella, ricorda appunto tutti i marinai che ci sono e ci sono passati. Ma come no? Da quel fiordo. Io è una destinazione che non è molto conosciuta. Ma guarda, ha due, secondo me ha due aspetti. Una fortuna che non essendo ancora di grande dominio, no? Diciamo di grande conoscenza, chi va se la può ancora godere alla grande. L'altra è che è ancora più pulita, più apprezzata, ovviamente ha anche un buon rapporto qualità prezzo, perché non è da gettar via, insomma, no? Che poi considera che è unita, la GoForSea unisce il Montenegro, certo, da Bari, da Roma, da Napoli, tutto con volo. Certo. E anche una velocità, perché sappiamo bene che le nostre vacanze ormai non sono eterne. No. Spesso si parla solo di una settimana. Certo. Uscire in mezz'ora, un'ora, raggiungere la meta ed essere catapultati già nella vacanza ha chiaramente un'importanza notevole. E come no? Ma poi c'è una cosa che molte persone non sanno, io cerco sempre di raccontarlo, è che questa destinazione era coinvolta nella Repubblica Veneziana, molte di quelle di quell'area lì facevano parte appunto della, come Dubrovnik, come Ascendere, cioè, era tutta quell'area che ha avuto un percorso appunto sotto il dominio di Venezia, no? Perciò ci si riscontra parecchio, poi come hai detto tu, quelle stradine, quei centri medievali, molte sono protette dall'UNESCO, e dunque veramente ci si sente a casa, anche come italiani, ci si sente a casa spendendo veramente il giusto, non eccessivamente, e alla stessa maniera però si ha un buon prodotto. Questo è quello che io volevo trasmettere insieme a te, che comunque il Montenegro è un buon prodotto, io credo che sia veramente da apportare. Alessandro, allora che dici, ci sentiamo il prossimo brano per poi andare in chiusura e parlare dell'Albania? Come dico, ti dicevo, ci sentiamo il prossimo brano e poi andiamo in chiusura con le ultime offerte, e stavolta, mentre appunto io ringrazio sempre dell'ospitalità Viaggio Vedo che riesce a gestire tutto quanto mentre noi stiamo lavorando come te, e allora ci ascoltiamo un altro brano dei Giallisti, visto che ci è piaciuto tanto quello di prima, sempre dedicato a te e al tuo booking, che sai si chiama Dove Sei con Giallisti. Dove sei? Non fa
cambierà. Tu per me. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Porte aperte tutto l'anno a Roma con Viaggio e Vedo e Casetta di Roma. Soggiorni a partire da 25 euro per persona a notte. Chiama lo 06 410 36 36 a nome di Radio Vacanze. Riceverai la guida di 32 tour su Roma da fare in libertà. Ed eccoci tornati in trasmissione. Abbiamo fatto veramente due chiacchiere, ma con il nostro amico Alessandro, che tanto prego la regia di chiamarlo per i saluti finali, ci siamo ripromessi di fare un'intervista dedicata ed esclusiva di tutte le destinazioni, e quella ve la metterò in onda sicuramente la prossima settimana per appunto dare ancora risalto al lavoro di queste persone, perché quando si lavora bene è anche carino poi poter condividere le esperienze, quello che sia la nostra formazione. Ecco, via. Ecco, è entrata la segreteria, mi dispiace per Alessandro, tanto noi continueremo a provare a chiamarlo mentre terminiamo appunto di parlare con quelli i clienti che ci stanno scrivendo. Intanto saluto Lorenzo, appunto, che è il blogger già pronto con le domande, e Deborah Filippi, la nostra ascoltatrice personalizzata, che praticamente ci segue un po' tutto Radio Vacanze. Viva Dio, con il sistema delle prenotazioni online riesce e delle chat attraverso il sito riesce anche a definire da dove ci stanno ascoltando. In questo momento abbiamo appunto Leonardo che ci ascolta dalla provincia di Ancona e Deborah appunto della provincia di Bari. Ecco qua, eccoci qua, siamo tornati in diretta. Qui c'è già vedo le chat che mi parlano. C'è Lorenzo, ha detto io ci sono, c'è la Deborah che ti manda i saluti e ti fa i complimenti. Lei chiama dalla provincia di Bari, pure lei, vedi che qui, ragazzo, qui ti controllano, fai attenzione che te li trovi in ufficio, No. Beh, sai, come ti dicevo, guarda, la forza della web radio, adesso ti do una notizia in anteprima, lo faremo con un collega che ha una radio a Palermo. Le web radio saranno il futuro, perché non domani, per carità, però molti non lo sanno, ma l'FM piano piano andranno spengendosi, parliamo da qui a 20 anni, non parliamo di domani, però ha già cominciato la Norvegia a spengere i ripetitori per inquinamenti, queste realtà così, mentre le web radio, che praticamente uno le ha in tasca e tenendo appunto un segnale continuo, una volta che tu hai impostato rimane quella, sia se tu sei a Palermo, sia se sei a Bari, sia se sei, cosa che invece purtroppo non è mai stato possibile con queste, no, con le radio normali, devi sempre cambiare frequenza, aggiustare, ma sono due comunicazioni che comunque sono complementari, non è che una accoppa l'altra, assolutamente no. Questo, la nostra trasmissione diventerà un podcast fruibile a tutti anche da qui a un mese, sarà sempre appunto online. E poi ho promesso appunto una
una nostra intervista diretta su ogni destinazione. Intanto, prima di salutarci, Alessandro, noi abbiamo parlato di chi sei, cosa fate, come lo fate, io però non hai dato il tuo sito web e la pagina Facebook. Assolutamente. Il nostro sito web è www.goforsi.com. Certo. E la pagina Facebook è lo stesso, GoForsi. Ecco, ecco. Abbiamo tutte le offerte, tutte le locandine. Tutte caricate, perciò ricordiamo che gli amici agenti di viaggio che ci ascoltano, una volta scaricate le tariffe sono già tutte appunto commissionabili, già pronte, perciò si possono mettere serenamente in vetrina oppure farle vedere ai nostri amici all'ascolto. Io stesso farò la stessa cosa con degli amici che ho dalla provincia di Ancona, di Napoli, tanto per far vedere appunto che è possibile muoversi in una certa maniera con te, che sia in nave, in aereo, per appunto per le destinazioni che hai come Montenegro e l'isola di Corfù. Nel tuo sito però ho visto anche un pezzetto di Albania, mi vuoi accennare qualcosa? Perfetto, allora l'Albania ha avuto negli ultimi anni questo sviluppo turistico, certo, nel particolare nella zona sud, quindi Saranda. Saranda, certo. E alla fine è di fronte a... È di fronte a te, di fronte a Corfù, certo. Saranda noi la raggiungiamo in due modi, o direttamente con un Brindisi Saranda nel periodo in cui c'è la nave, o altrimenti in alternativa, una ottima alternativa è il Bari Igoumenitsa o il Brindisi Igoumenitsa o l'Ancona Igoumenitsa, quindi via Igoumenitsa con un'oretta di strada. Certo. Altra alternativa è quella di raggiungere con volo da Roma, Napoli e Bari Corfù, per poi con un mezzo veloce di 35 minuti raggiungere Saranda. Saranda ha delle strutture di ottimo livello, perché chiaramente sono tutte costruzioni molto nuove. Molto nuove, sì, hanno al massimo 5 anni, non mi sembra che hanno di più. C'è esatto, mira. Esatto, e devo dire, ben arredate. Come no, come quindi, no. Diciamo che veramente la meta di quest'anno è Saranda, sta spopolando. Sì. Noi siamo molto presenti anche lì con nostra assistenza, arrivi, consigli sull'escursione e tutta una serie di plus che i nostri clienti avranno e si accorgeranno. E questa è una chicchia che, come abbiamo promesso, ci facciamo una chiacchierata, una chat room e te, che poi andrà in onda sul canale di Radio Vacanze, per far vedere appunto che GoForsi è una realtà importante per chi decide di avere in mente una vacanza verso queste destinazioni, che sono appunto il mare di fronte casa, Montenegro, Corfù, Albania, Croazia, e poi il fatto di conoscere comunque un prodotto. Ricordo ancora il sito web www.goforsia.com e poi la pagina Facebook per seguirla. Anche i colleghi possono entrare in contatto con il Booking, hanno sia Teresa che Sabrina veramente bravissime, e io darei anche il numero del Booking, se tu sei d'accordo. Sì, anche il numero del Booking. Ecco, puoi diarlo così perlomeno, ecco, l'abbiamo 080, com'era? 080 926 0409. Ecco, così non possiamo dire che non ti hanno trovato, no? Poi vabbè, potete sempre scrivere qui a radiovacanze@gmail.com e io sarò molto felice di darvi una mano, perché conoscerci tra professionisti è importante per poi dare anche noi l'opportunità a chi ci chiama di farli sentire che è comunque a casa. Bene, allora io ti ringrazio, ringrazio il tuo Booking, ringrazio un momento la Viaggio e Vedo, e vado a farmi fare l'intervista da Leonardo, che è in linea dall'altra parte. Adesso ci sarà, ti prego di restare in linea con noi, perché con Leonardo vedrai che ci saranno delle belle domande. Un abbraccio allora, e guarda, ti voglio salutare con una bellissima canzone che ti auguro e porti anche a te tanta fortuna. Innamorati di noi di Vittorio Reale, qui a Radio Vacanze, per Vacanza alla Radio, con Alessandro di GoForsi e Gianluigi per Viaggio e Vedo. Ciao e grazie, saluto a tutti, ciao ancora. Ciao, grazie, ciao. Riesco a non pensare al vuoto che hai lasciato in questa storia in bilico. Sto cercando una ragione dentro me. Ricordo te e le cose fatte insieme accanto a te. È
quella la mia vita e la nostalgia. Non passava mai di qua, non insieme a programmare tutto per l'eternità. Innamorati noi, cuori difficili, alimentati di ci siamo persi ormai tra le carezze. Ci sono? Sono qui a pensare nella mia fantasia, mi lascio trasportare mentre chiudo gli occhi, ti vedo qui accanto a me e poi correre a abbracciarti sulla luna io e te. Vedrai, non te ne pentirai, troveremo un paradiso che non hai amato mai. Oh, mai. Innamorati noi, cuori difficili, anime fragili. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E eccoci qua, tornati in trasmissione. Intanto salutiamo la Piera che ci lascia, della nostra titolare della Viaggio Vedo, che praticamente ci sta salutando e tornerà nel pomeriggio per fare le prenotazioni, come io invece farò al termine della trasmissione. Ci rimetteremo sulle prenotazioni, perché come agente di viaggio quello facciamo. E intanto voglio chiamare il nostro amico Leonardo, che ci sta preparando con delle domande che sicuramente mi faranno un po' ballare sulla scrivania. Prego la regia di chiamare comunque Leonardo, affrontiamo questo processo del lunedì, come diceva quello. Eccoci qua, carissimo, hai sentito che bel programma? Buongiorno a tutti, ciao Gianluigi, buongiorno. L'hai sentito che belle destinazioni che abbiamo chiacchierato? Guarda, sono notevoli, ho dato un'occhiata, guarda, veramente... Ma loro sono bravi. Come tu sai, noi abbiamo fatto questa esperienza insieme, lo ricordiamo ogni volta, salutiamo Daniele Lettino, appunto, che ci ha fatto incontrare per quelle che erano conoscere bene i prodotti prima di portarli alla visione delle persone. Ed ecco appunto che GoForsi è una delle strutture importanti come tour operator, che riguarda quella
destinazione appunto dalla parte di là dell'Adriatico. Tu cosa ti è rimasto di questa chiacchierata, Lorenzo e Leonardo? Senti, ti dirò, io come sempre sono favorevolissimo a questo tipo di esperienze, sono favorevolissimo alle soluzioni come vengono proposte. Ho guardato anche il loro sito perché li volevo conoscere a fondo e mi piacciono molto, insomma, mi sembrano affidabili e mi sembrano veramente prodotti di qualità, ecco. Devo dirti che intanto salutiamo la bimba, oggi sei in casa, allora oggi ti tocca fare il baby. era meglio lavorare sul blogger. Senti, ecco, io direi di cominciare a fare qualche domanda, no? Anche ad Alessandro, che sicuramente ci sarà ascoltando, del tipo quante ore sono da Ancona ad arrivare giù a Bari, a Durazzo, a Corfù? Esatto, oppure che tipo di offerta ci può essere per viaggi per famiglie con bambini, che tipo di valore aggiunto possiamo dare rispetto a diversi tipi di... Sì, no, perché la famosa domanda: perché scegliere loro? Beh, io... Esattamente. Ma guarda un po', ma perché devono ascoltare Radio Vacanze? Ecco, la stessa, io me la faccio tutti i giorni. Perché... ma fossi sta domanda, sennò che li dico alle persone? Allora, Radio Vacanze va ascoltata perché, uno, sicuramente è radio di settore, dunque sa quello che dice, o perlomeno ci prova. Due, la musica è anche emergente, dunque ci sono tante case discografiche che io ringrazio, che mandano dei bellissimi brani di attori, di cantanti che sicuramente hanno una strada, un futuro, con questi sono i primi brani che tirano fuori, a me piacciono molto, musicalmente arrangiati anche bene. E poi ecco, ascoltare anche i giallisti che ci hanno scelto come radio per passare i loro brani, anche questo ci fa piacere, ma poi soprattutto perché c'è il nostro amico Leonardo che fa le domande. Allora, io poi te le passerò queste, così le pubblichi sulla tua pagina. Loro hanno queste offerte che parlano praticamente di complementari con famiglia e hanno già dei prezzi, ti dico, guarda, adesso io li stavo vedendo prima di entrare in diretta con te, in particolar modo la parte del Montenegro, io ti dico, è da vedere, io l'ho visto, è stata veramente una bella esperienza. Ecco, la Grecia da Bari, e loro hanno dei residence a Maria Lisi, e dove tu, per una famiglia come te con due adulti e un child, se andiamo nella parte centrale di agosto, cioè dal 10 al 17, paga 1430 euro finito. La quota comprende nave, soggiorno, tasse e assicurazione. Ovviamente per la famiglia intendono i ragazzi child dai 4 agli 11 anni. E comprensivo appunto di nave, la superfast da Bari Corfù e passaggio ponte. Ovviamente se uno vuole un'altra sistemazione se la paga, però così è previsto già tutto, perciò come vedi hanno un bel dettaglio. Poi come ti dicevo te le mando sicuramente, così hai un modo di raccontarle. Guarda, spezzo veramente una lancia se non di più al Montenegro. Sì. È una realtà che ho avuto modo di vedere veramente di recente, l'anno scorso, e ci siamo rimasti proprio strabiliati per la sua bellezza, per la sua natura, ed è un posto che magari non viene considerato abbastanza, invece posso garantire che è una realtà che è assolutamente da prendere in considerazione. Io ho fatto lo stretto di Codor, sono rimasto con gli occhi di fuori, che madonna mia, vicino casa e manco lo sapevo. Bravo, esattamente, sono i classici posti che dici ma cosa sarà, ma e poi invece arrivi lì e scopri delle realtà bellissime, tra l'altro una realtà economica perché non è caro, certo. L'euro comunque è veramente, guarda. Stai facendo lo spot a Go4C? Vabbè, devi fare le domande. Intanto salutiamo anche Antonello Lanzellotto, il direttore generale di Uber Travel Network, che speriamo che venga presto in trasmissione, così lo bombardi domande anche a lui, che solo a me, non ho capito. Allora io ti parlo, guarda, io intanto, come sai, tu sai, io ho piacere sempre di dedicare, quando ti saluto, un bellissimo brano sia a te che alla famiglia. Così perlomeno non possiamo dire che non ti ho preso in considerazione,
e volevo darti, guarda se ci riesco, ve l'avevo messo da parte, eccole qua, i Palasport, anche questo è un gruppo emergente molto bravo, i Palasport con Ti ripeterò, così potremo fare le domande a raffica a tutti, in particolar modo ad Alessandro, ti darò il suo contatto così lo bombardi, non bombardi solo me. Allora grazie anche a te Leonardo per essere stato in trasmissione, intanto ti faccio ancora i miei complimenti per il tuo blog, che appunto li ripeto, lo tuo Due Valigie e Mezza, com'era? Sì, www.valigia2numero mezzo.it. Ecco, così perlomeno dedicato a chi viaggia con bambini trovate tante anche proposte, soprattutto tanti argomenti importanti trattati da Leonardo e la sua signora, e anche con le mani della bimba quando arriva al computer. Ti ripeterò con i Palasport, grazie Leonardo, come sempre, un abbraccio, ciao, ciao, buone cose, ciao. Se non sai che fare, se non sai che cosa dire, non ci stare male quando senti quelle amiche. Non ti vergognare a volte se lo specchio ti tradisce. Non ti fare male che sei bella come il sole. Mettiti a sedere, sciogli i tuoi capelli lunghi. Non ti rassegnare, spezzerò le tue paure. Non puoi rinunciare al sole, non è notte ma è un'eclissi. Non lasciarti andare, ti consumi solo il cuore. Ti ripeterò. Che ce la farò, ti ripeterò che sarò con te, e dal fondo ti alzerai, ti ripeterò, ti sorprenderò, quello che non hai ti regalerò, ti ripeterò, non permetterò che tu spenga gli occhi tuoi, ci ripenserai quando ti ritrovi sola. Se ti chiudi in bagno e ti metti un dito in gola, segna sul diario che il destino scritto non esiste. Mano nella mano ci riprenderemo il mondo. Ti ripeterò, ti ripeterò. So che mi odierai, ma non andare, che sei bella come il sole. Porte aperte tutto l'anno a Roma con Viaggio e Vedo e Casetta di Roma. Soggiorni a partire da 25 euro per persona a notte. Chiama lo 06 410 36 36 a nome di Radio Vacanze. Riceverai la guida di 32 tour su Roma da fare in libertà. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Eh sì, da diretta c'è veramente tanto da ascoltare qui a Radio Vacanze, perché non termina sicuramente la programmazione, la produzione e soprattutto tanto tanto palinsesto all'interno con il programma di Paolo Puglia da Buongiorno Australia, che appunto
trasmette dall'altra parte del continente con Radio Blu Australia, va in onda anche lui tutte le mattine qui per raccontarci una destinazione molto importante, e poi ancora con Francesco Dacchieti con Radio Settiva, che anche lui completa un pezzo di palinsesto, Vittorio Reale con il suo programma Spazi Inediti, grandi successi, e ancora la nostra amica giornalista Viaggio con Pinigi, e poi ovviamente i Gialisse il giovedì alle 16.30. Quindi ce ne sono tante. Poi durante tutto il giorno interviste, spot che raccontano le migliori offerte e soprattutto le destinazioni raccontate dai professionisti. Vi facciamo compagnia 24 ore al giorno, trasmettiamo sempre anche la notte se ci volete ascoltare, e soprattutto i podcast, che sono veramente la chiave di volta di questa nuova generazione di radio, che potete scaricare direttamente dal sito di Radio Vacanze o dall'applicazione, da Spreakers o da YouTube, perché la radio ha anche un canale YouTube, e vi facciamo compagnia. Quando volete potete scaricarlo, mettetelo nel vostro iPad o nel vostro smartphone, e magari mentre andate a correre, mentre andate al lavoro, potete ascoltarci, riascoltarci, vi faremo sempre compagnia. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi, ringrazio il nostro ospite Alessandro, il suo booking di GoForSea, ringrazio Leonardo, ringrazio Loredana che è qui a fianco a me e ha voluto assistere, ringrazio la Viaggio e Vedo per lo spazio che ci dà sempre, anche mentre lavora insieme qui al nostro fianco. Allora io vi do appuntamento alla prossima puntata, a breve avrete disponibile anche il podcast di questa trasmissione, e soprattutto adesso si torna a lavorare, perciò sigla. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.